Dicevamo con Buzzegoli, pesa come una sconfitta questo pareggio per come è arrivato proprio allo scadere? No, pesa come una grande prestazione da parte della squadra, una prestazione eccezionale. Non bisogna sempre guardare il bicchiere mezzo vuoto, anche nel risultato, perché credo che oggi Novara abbia fatto una partita, la miglior partita da quando sono arrivato io, sotto tanti punti di vista. Quindi poi c'è rammarico per il risultato, giunto come una beffa dopo tante occasioni in cui potevamo chiudere la partita, ma fa parte anche del calcio e va accettato con rammarico, ma va accettato. Ecco, è una partita che riassume perfettamente quello che aveva detto lei ieri, insomma una partita sicuramente molto difficile. Novara anche in vantaggio comunque si è confrontato con un avversario che dava l'impressione comunque di esserci, malgrado la supremazia del Novara. È stata una partita che ha testimoniato la difficoltà di questo campionato, in cui non si può mai dare nulla per scontato. Sì, infatti, oltretutto insomma la regina anche sotto di un gol non ha mai mollato, insomma è sempre rimasta in partita e poi è stata premiata, oltre secondo me anche i propri meriti. Però l'equilibrio di un campionato è dettato anche da queste situazioni, che se tu non riesci per un motivo o per un altro magari anche a chiudere le gare, può succedere sempre quello che è successo oggi. Noi tra l'altro non è la prima volta, però oggi rispetto alle altre volte credo che insomma sia stato casuale il gol, perché abbiamo perso una palla in uscita e non eravamo messi benissimo e ci hanno punito. Ribadisco, insomma, rimane il rammarico, rimane la delusione per un pareggio assolutamente immeritato, però c'è anche la soddisfazione di aver disputato una grande partita. Assolutamente, un gran bel Novara, partita avvincente che però forse a un certo punto si è innervosita oltre misura. Non per colpa nostra, anzi credo che la regina cercava anche questo e forse l'arbitro c'è anche un po' cascato, perché insomma anche nell'occasione dell'espulsione sicuramente la voglio rivedere, però se dal secondo giallo te mai finisce tutto e stop. La regina ha cercato anche più di una volta queste mischie e noi dovevamo essere bravi a gestire un po' meglio. Ecco, c'era da riprendere da un'ottima prestazione come quella palesata a Terni. Il Novara l'ha fatto, adesso l'auspicio è che lo si faccia anche a Brescia. Ma sì, ma noi non dobbiamo assolutamente pensare che una prestazione del genere o rammarico per una vittoria non arrivata ci debba togliere entusiasmo, perché non è così. Se giochiamo così credo che i ragazzi in campo si divertono, hanno piacere, hanno entusiasmo e dobbiamo mantenere questo entusiasmo. Non abbiamo perso, insomma, abbiamo subito una beffa atroce. Però siamo ripartiti anche da situazioni molto più difficili di quelle di oggi, quindi ripartiremo anche adesso e andremo a Brescia magari a cercare di riprenderci quello che non abbiamo ottenuto oggi.